Succede qualcosa di estremamente turpe. Ho notato, mentre controllavo acqua e olio qualche giorno fa, qualcosa di indegno in questo motore, e cioè dello sporco. Come vedete c'è dello sporco. C'è dello sporco di olio, e quindi ho dato un'occhiata bestemmiando e ho notato questa lordura, e guarda caso è rotto qui, si è rotto, come potete vedere questo tubo di gomma si è rotto. Quindi ora mi trovo nella scomoda posizione di dover smontare questo tubo di gomma e di dover cercare di riparare questo sfiato del coperchio punterie che sgasa olio ovunque anziché ricondurlo dove deve essere ricondotto. Anche se ciò mi fa pensare a un'eventuale modifica che ho visto fare ad Armin sul suo canale Armin's Garage, che vi consiglio di andare a visitare, e cioè di mettere un decanter per i vapori olio, perché qui i vapori olio della coppa vengono sucati attraverso questo filtro che si intravede qui, che è un filtro metallico che ogni tanto andrebbe pulito, vengono sucati e rificcati in combustione dove c'è l'iniettore, quindi sporcando la camera di iniezione eccetera. Non è una cosa bella. Poi c'è anche una presa qui per, diciamo, per una linea vuoto, una linea di vuoto, una vacuum line per qualche pressione che gli serve, chi lo sa dove, non si sa. E questo, se magari sapete a cosa serve questo ritorno su questa linea, forse per la pressione in coppa, insomma lì dove ci coperchio punterie c'è una pressione che va controllata. Quindi io non ho questo pezzo adesso da riparare, non ho intenzione di comprarlo perché in questo momento non ho i soldi, e proverò a ripararlo. Cosa dice la teoria? La teoria, diciamo, dei video YouTube dove si vedono fare le cose in modo semplice, la teoria ci dice che basta svitare questa fascetta, e in teoria sganciare anche questo tubicino, e dovrebbe essere comodo e facile rimuovere questo tubo. Ma come sappiamo, la realtà è ben diversa, e adesso vedremo cosa succede. Teoria e buonsenso dicono fascette cacciavite della Panda, e quindi proviamoci. E con questo direi che sta andando molto bene. Riesco a svitare la fascetta in modo estremamente semplice. Vediamo questa, e anche questa devo dire che, nonostante sia asciutta e non lubrificata, io riesco a svitarla in modo semplice. Sì, e questa l'abbiamo tolta. Ora c'è questa qui sotto, anche questa è facile da togliere, forse sì. Posso addirittura svitarla con le dita, perché mi serve il pezzo di plastica che c'è qui per tentare una riparazione. Vedremo come. Io spero che qua si veda. Va bene. Adesso devo sfilare questo tubicino, che solitamente accade. Questi tubicini mi restano nelle mani, mi si spaccano a pezzi. Ma no, si è tolto facilmente. Ah, perché qui è rigido e questo è un giunto.
Molto bene, ora devo tagliare questa fascetta e per farlo userò il coltellino svizzero. Ecco fatto. Abbiamo tolto la fascetta e vengo smentito quindi dai fatti. È semplice eliminare questo tubo. Quindi ora dovrei sfilarlo da qua, sfilarlo a sua volta da qua, ed ecco che è venuto via. Ma guardate, sono riuscito. Qui c'è il famoso filtro che, come vedete, è ben pulito. Ora io tolgo anche questa fascetta e questa è la parte che si è rotta, si è proprio spaccata. Io temo che non sarà possibile ripararlo, ma noi ci proveremo con un sistema che vedremo e poi puliremo qua con lo sgrassatore e avremo nuovamente un motore ben pulito. Anche se una parte di me vorrebbe mandare a fare in nano questi vapori olio. Dovrei inventarmi un decanter, un decacanter, un minimo di sgrassatore e diamo già una pulita, va. Intanto lui agisce e permette la pulizia. Ecco, vorrei evitare di mandare acqua lì dentro, quindi adesso gli ficco qualcosa. Forse uno schizzo d'acqua gliel'ho già buttato, però cosa volete farci? Io sono un coglione e quindi le cazzate si susseguono. Vedo un po' di schifo qua e là, ma come vedete si è già pulito per bene. Anche schifo lì sotto, nella zona cambio. Puliamo la zona cambio, puliamo mentre ci siamo, diamo una pulita. Ecco fatto. Così ora purtroppo non ho né il mio sgrassatore giallo né la pulitrice a ultrasuoni, che sarebbe estremamente utile. Va bene, direi che ci siamo. Non serve altro. Giusto per scrupolo qui, va. Oddio, qui dentro c'è uno schifo. Schifo qua dentro. Vediamo se riesco con lo straccio così. Certo, perché qui tutto lo schifo se ne finisce dentro nell'aspirazione. Quindi come è sporco qua, ovviamente è sporco anche lì dentro. Quindi credo che dopo aver sciacquato qui darò una smontata e una pulita anche nella zona dell'iniettore. Va bene, direi che qua è venuto molto bene, lo sgrassatore funziona. Diamogli un'altra sciacquata. Va bene così. Voi direte: ma se bagni il motore poi non parte più? Ma non mi è mai successa questa cosa, e quindi no, non è vero, e questo non accade. Vedete, sono venute giù anche delle schifezze. Diamo una sciacquata. Ecco fatto. Va bene. E visto che siamo in vena di pulizia di primavera, a questo punto io direi di, avendo fatto 30, facciamo 31. Quindi, bussolotto da 10, chiave. Beh, basta anche lui, e apriamo il coperchio dell'iniettore, della zona iniettore. Se voi non siete sicuri di fare queste cose, non fatele.
io lo faccio perché è semplice. Allora abbiamo due bulloni in testa da 10, il coperchio della zona iniettori si apre e come vedete dentro c'è una notevole quantità di depositi, i depositi schifosi che ho intenzione di pulire per bene. L'iniettore in sé non è sporco, direi proprio di no. Ok, così gli metto una pezza sopra che non si sa mai cosa ci può cadere dentro e andiamo a lavare anche questo. Cosa abbiamo qui adesso? Una bacinella piena d'acqua in attesa che la batteria si scarichi, perché ciò accadrà, e noi spruzziamo abbondante sgrassatore per ora e cerchiamo di dare una pulita a questo oggetto che sembra sozzo. Specialmente questo, che adesso vediamo che è il famoso filtro che fa da decanter, che come vedete è abbastanza pulito perché io lo pulisco abbastanza spesso. Questa cosa non la fa praticamente nessuno. Ecco, lasciamo tutto qua. Io mi sto distruggendo le mani con lo sgrassatore e fra poco le ridurrò a un orrore, ma purtroppo non c'è molto da fare quando si lavora con queste cose. E ora sono talmente scivolose che non riesco manco a aprire il rubinetto. Porco Dio! Ok, mi sono sgrassato le mani per bene. Ora qua, con la paglietta, è comodo. È relativamente comodo, ecco. Fuori schifezze, ci vorrebbe veramente la pulitrice a ultrasuoni. Qui ci sono accumuli di stronzate. E lasciamo un mollo. E qua abbiamo fatto uno schifo. C'è dello schifo dentro, ma è abbastanza normale. Purtroppo non c'è molto da fare. Quello che mi interessa è che sia pulito qui fuori. Qui dovrò effettuare la riparazione. Lasciamo il tutto a mollo. Mentre qui abbiamo un bicucciolo che dorme. Il bicucciolo, perché in origine erano due, poi uno si è trasferito da un'altra parte, suo fratello. Ed è rimasto questo meraviglioso, come potete vedere, bicucciolo. È un tipico esemplare di bicucciolo. Avvenendo istantaneamente la frattura del cazzo, io decido che basta, che sciacquiamo e facciamo asciugare. Quindi metterò le cose così, in qualche modo al sole, e mettiamo al sole, sole che ovviamente non c'è. La paglietta, che è la stessa che uso per la griglia e quindi va benissimo così, olio motore fa sempre bene alla griglia dove si fa la carne arrosto, e poi gli ultimi due pezzi, che sono questo che dobbiamo aggiustare e il prezioso filtrino. Come vedete è perfettamente pulito ora. Questo fa da decanter dell'olio. Et voilà! Adesso che abbiamo messo i pezzi ad asciugare, sappiamo benissimo tutti qua cosa accadrà. Conoscete bene questo canale. Cosa accadrà secondo voi?
Ho messo dei pezzi ad asciugare, li vorrei asciugare al sole. Secondo voi che cosa accadrà? Come unire questo a questo in modo solidale? Sappiamo benissimo che la colla non sortirebbe alcun effetto perché questo è troppo secco, è secco e rigido. Questa parte è diventata solida perché è cotta dalla temperatura del motore. E ora ovviamente io prenderò prima o poi un ricambio, ma per adesso vorrei tentare di fissare questo. Come fare per fissare questo pezzetto qui? Anche perché poi qua ci andrà una fascetta e quindi dovrà stringere. Entra in gioco questo. Questo è il cosiddetto nastro, ecco, dobbiamo fissarlo così, il cosiddetto nastro autoagglomerante, che è un nastro gommato che si autovulcanizza poi da sé e si usa in questo modo: se ne prende un pezzo, si tira con rabbia e vedete che ha una plastica sopra che bisogna togliere, poi si stira, va stirato, va allungato ed è una specie di gomma, come vedete è gommoso. E questo aderisce a se stesso, si appiccica a sé. E quindi io con questo ora farò diversi giri cercando di tenere questo in posizione e cercherò di bloccarlo. Praticamente uso questo nastro gommato tendendolo per riparare. Ecco, vedete che già si è mosso a cazzo e questo non va bene, che non deve muoversi a cazzo, deve stare fermo. È un po' complicato anche da fare vedere, che devo tenere schiacciato e girare. Forse ci sto riuscendo. Ora un giro di sotto. Poi un giro verso l'alto e di nuovo verso il basso. Poi si schiaccia e lui praticamente aderisce a se stesso. E quando poi passa del tempo, vedete che si muove questo coso, perché ovviamente si è spostato un po'. Ma io me ne sbatto perché poi ci metto la fascetta e lui terrà. Con questo nastro gommato si possono fare un sacco di riparazioni, perché è come creare della nuova gomma. Vediamo se riesco a farvi vedere. Poi ho preso un altro pezzo, tolgo la parte di plastica che è una protezione, poi lo allungo, lo devo stirare per, diciamo così, attivarlo e poi posso usarlo e farlo girare e creare una nuova copertura gommata che aderisce a se stessa. Ed è veramente un bel materiale. È una gomma che in un certo senso si autovulcanizza poi e diventa un pezzo di gomma solido. Non so se resiste alle temperature del motore, ma lo scopriremo. Ora io in questo buco posso tranquillamente rimettere il filtrino, così, ecco, il famoso decanter, che non è un decanter ma è un cacanter, non è proprio un decanter questo, è un filtro del cazzo. Verifichiamo che qua sia libero, soffiando,
Va bene, chiamiamolo libero. Questo andrà cambiato. Questo è pulito. Ok, siamo pronti per andare a rimontare tutto. Non so dirvi il nome esatto di questa cosa. Io l'ho sempre chiamato nastro autoagglomerante. È un nastro di gomma che si autoagglomera, appunto. E si trova nei negozi di impiantistica elettrica, perché si usa appunto per cavi elettrici, per isolare, ma si usa anche nei tubi per fare riparazioni di questo tipo. Questo è ancora abbastanza pieghevole, va bene. Siamo pronti a rimontare. Qui è tutto a posto. Quindi questo lo possiamo rimettere. Notevole. Molto bene. Quindi ora lui va qui. Qua ci siamo. Poi lui va qui. E ci siamo. Dopodiché lui va qui. Però ci va con questa, che ora dobbiamo allargare di più. Ed è rimasta sporca di merda. Ci sono delle feci. Va bene così. E come vedete ci va. Va bene. Quindi possiamo rimettere il cazzo perché non entra. Ora è entrato con la rabbia, ci è voluta un po' di rabbia e a questo punto possiamo chiudere, stringendo come forsennati questa vite, va stretta come forsennati, con della rabbia inaudita, con l'odio. Con odio bisogna stringere. Odio, odio cosmico. Odio. Perfetto, come vedete tiene molto bene. Ora basta stringere questi e abbiamo finito. Qui ci vorrebbe un po' di olio. Dove prendiamo un po' di olio? Semplice. Dalla stina dell'olio. Una goccia qui e una goccia qui. Possiamo avvitare bene. Grazie all'olio è molto facile. Ora questo non c'è bisogno di stringerlo con la violenza di 100 braccia. E neanche questo effettivamente.
Ok, ultima cosa da fare è riagganciare il tubicino, magari facendolo passare da sotto come era in origine. Perfetto, tubicino riagganciato. Questa è la parte dell'impianto elettrico. Poi, guardate, e questo dove andava? Questo andava qua. Ok, e siamo a posto. Abbiamo rimesso tutto a posto. Abbiamo riparato il nostro manicotto che perdeva schifezze, ora è tutto pulito. Verosimilmente resterà pulito per un po' di tempo. Perfetto.